Ok ragazzi, oggi parliamo di tempi di recupero. Cercheremo di capirli se e quando conviene cronometrarli. Allora, l'idea di base per questo video è che quando ho pubblicato il programma di Zeus, tantissime persone sono rimaste un po' sconcertate che gli esercizi sono romanzati, c'è scritto tutto, ma mancano i tempi di recupero, se non in determinati casi. In effetti a noi non piace tanto cronometrare i tempi di recupero, ma per capire il perché di questa scelta dobbiamo capire quelli che sono i pro e i contro del cronometrare i tempi di recupero. Allora, iniziamo con i pro. Perché cronometrarli? Il primo vantaggio è sicuramente quello della precisione, ossia so precisamente quando riattaccare dopo un esercizio, quindi so quella che è la densità di allenamento. In sostanza vado a parametrare una delle quattro variabili, e questo ovviamente nell'impostare una scheda mi dà un vantaggio, perché più paletti vado ad impostare più posso essere preciso nello scegliere come impostare la scheda successiva e quindi progredire nel corso di un mesociclo. Secondo vantaggio invece riguarda lo stimolo, nel senso che impostando e lavorando sui tempi di recupero, quindi conoscendoli alla perfezione, posso decidere di dare uno stimolo preciso al mio corpo. Quindi facciamo un esempio: vado a lavorare con una panca piana e scelgo di fare un 4x6, un carico in realtà abbastanza basso, però come particolarità inserisco soltanto 30 secondi di recupero. È chiaro che le prime 6 ripetizioni andranno tranquille, perché magari sto utilizzando un 12 RM, quindi un carico che mi permetterebbe addirittura 12 ripetizioni, però serie dopo serie, recuperando soltanto 30 secondi accumulo fatica. Quindi la prima serie inizia con un buffer molto alto di addirittura 6 ripetizioni, ma magari all'ultima arrivo a cedimento, addirittura mi devo far aiutare per l'ultima ripetizione. Quindi che cosa ho fatto? Ho impostato tutte le variabili, l'intensità di carico perché so che carico utilizzo, il volume perché so il numero di serie, e vado a lavorare sui tempi di recupero, sulla densità. E questo può essere un vantaggio per poter fare determinati tipi di lavoro. Generalmente questi lavori sono rivolti allo stress metabolico, però andremo a vederlo tra un attimo. L'ultimo punto, che poi è correlato al discorso della precisione, riguarda la raccolta dati. Facciamo un esempio: io ho un atleta che sto monitorando, nella prima settimana gli faccio fare 4 serie da 6 ripetizioni cercando di portarlo a mantenere sempre il carico, ma nella prima settimana non ci riesce, già alla terza serie deve abbassarmi il carico. Vedo però che alla quinta settimana riesce a mantenere il carico, potrebbe essere un progresso. Però se io vado a scoprire che nella prima settimana teneva soltanto 2 minuti di recupero e in quest'ultima settimana me ne tiene 5, ecco, questo progresso è fittizio, perché ovviamente sì, ha aumentato l'intensità di carico della sessione, però d'altro canto ha diminuito la densità, quindi ha aumentato su una variabile e diminuito su un'altra. Vediamo però il contro di lavorare con i tempi di recupero, perché giustamente vi starete chiedendo: ok, perché non li utilizzate voi? Ecco, il contro principale riguarda l'autoregolazione, ossia io voglio essere sicuro che l'atleta riesca ad autoregolarsi sui singoli esercizi, ossia vada ad affrontare l'esercizio quando si sente pronto. Questo perché nel corso della quotidianità non possiamo pensare che non ci siano input o stressor esterni che influenzino la performance dell'atleta. C'è un esempio classico dell'atleta che va in palestra dopo aver litigato con la compagna, col capo, dopo aver fatto un brutto incidente, insomma sta là tutto scazzato, e ovviamente la capacità di performance diminuisce perché è già più nervoso, nevrastenico, come anche su determinate persone la capacità di performance potrebbe aumentare. Comunque questi input esterni vanno a influenzare quanto un atleta riesce a rendere. Anche l'atleta che dorme poco, ecco, il sonno è fondamentale per la ripresa, per poter essere performanti per una qualsiasi vita atletica. Quindi un atleta che di colpo, per motivi lavorativi o di famiglia, si trova a dormire 2-3 ore in meno, logicamente avrà dei contro, dei rebound da un punto di vista di performance. Ecco, non cronometrare i tempi di recupero permette all'atleta di avere una piccola valvola, ossia un qualcosa su cui intervenire per poter adattare al meglio la performance alla giornata. Quindi magari la densità di allenamento non mi interessa così tanto e vado a sacrificarla, lasciando all'atleta la libertà di decidere quanto tenerla per poter dare priorità a qualcos'altro. In questo l'autoregolazione è fondamentale per qualsiasi progressione su qualsiasi variabile. E il secondo contro nel tenere i tempi di recupero riguarda quello che è il goal dell'esercizio, ossia se il goal, lo scopo del mio esercizio riguarda il sollevare un tot di carico, riguarda tenere un tot di serie allenanti o fare una determinata tecnica di intensità in maniera brillante, non mi importa quanto recupera, nel senso che io ho impostato il mio obiettivo e devo raggiungerlo. Se mi serve recuperare un po' di più per raggiungere questo obiettivo, allora lo farò. Quindi in questo senso di nuovo un discorso di priorità, non mi importa tanto qual è la densità del mio allenamento, perché magari non è quello l'obiettivo, ma ho un'altra priorità e quindi mi conviene in questo caso sacrificare la densità per poter raggiungere questo goal, questo obiettivo. Ok, capito questo, cerchiamo di vedere noi personalmente come lavoriamo. È di nuovo un discorso prettamente personale, quindi ovviamente questo video non vuole essere un dogma.
Così lavoriamo con i nostri atleti, così abbiamo impostato Zeus, così stiamo impostando Hera, il programma per le ragazze che uscirà a dicembre, per cui prendetelo veramente soltanto come spunto. Allora, noi generalmente non cronometriamo i tempi di recupero, questo perché diamo priorità a quello che è il goal dell'esercizio. Di nuovo, l'esercizio madre voglio impostare una progressione nel corso delle settimane, quindi voglio migliorare da un punto di vista di carico, di numero di ripetizioni, non mi importa quanto recupero, l'importante è che quella serie sia qualitativa. Allo stesso modo nell'esercizio di preattivazione devo attivare il distretto target, quindi posso recuperare un minuto per sentire più pump, certe persone hanno bisogno di recuperare anche 2 minuti per poter essere più riposati e lavorare più sulla connessione mente-muscolo, per esempio su distretti che non riescono ad attivare, quindi non ci importa la densità del singolo esercizio, dell'allenamento, della sessione, l'importante è che vadano ad attivare il distretto target in quell'esercizio, in quella finestra. Allo stesso modo un esercizio di all out, l'importante è che riescano a dare il 110% delle energie rimanenti, quindi che recuperino in 2 minuti o 1 minuto, quel che vi pare, a noi sinceramente non interessa. Ecco, magari per farvi un'idea più precisa andate a vedere il video dedicato a tutte le tipologie di esercizi, così potete capire quali sono i diversi goal che noi abbiamo impostato su Zeus e che impostiamo normalmente ai nostri atleti. Generalmente quindi il concetto è che noi diamo innanzitutto priorità alla qualità della sessione, alla qualità di ogni serie, alla qualità di ogni ripetizione, perché se vi meno quella, allora state facendo girare sangue a vuoto. Quindi, in altre parole, devi recuperare 3 minuti per riprenderti psicologicamente e convincerti di fare quella serie di pressa in più, allora recupera 3 minuti, recuperano 5, fatti un giro, non so, un giro per il quartiere, però poi torna su quella dannata pressa e dai il 110%, perché è quello che ti sto chiedendo. Non ti sto chiedendo di dare il 110% in condizioni svantaggiose, ti sto chiedendo di darlo costi quel che costi. Ci sono però logicamente dei casi in cui ci conviene cronometrare i tempi di recupero, quindi il primo è quello in cui voglio intervenire sullo stress metabolico come meccanismo di adattamento ipertrofico. Andate a vedere il video sui meccanismi di adattamento ipertrofici se non conoscete questa tematica. Comunque l'idea di base è quella che voglio creare pump, accumulo di lattato, i metaboliti, di ioni H+, insomma voglio congestionare il muscolo, e quale migliore espediente se non quello di diminuire i tempi di recupero, ossia recuperi incompleti in cui ok, la prima serie mi va sciolta, però poi inizio ad accumulare sempre più fatica e il distretto target prende sempre più pump. Quindi in questi casi, e per noi questo avviene soprattutto per distretti piccoli come spalle e braccia, sui quali conviene puntare sullo stress metabolico come meccanismo d'adattamento, allora andiamo a impostare dei recuperi fissi, 30 secondi, 45 secondi. Ora ovviamente non serve che siano esattamente quelli, però quando ci si spreme tanto il tempo passa in un attimo, ossia quei 30 secondi, come è scritto poco fa una persona su Instagram che non mi ricordo qual è, sicuramente non ritroverò la conversazione, però quei pochi secondi di recupero sono acqua nel deserto, stai là e passano in un attimo, neanche te ne accorgi. Quindi ovviamente lasciando all'autoregolazione passerebbe 1 minuto, 1 minuto e mezzo, quindi troppo tempo. Quindi stiamo là, mettiamo quei 30-45 secondi e riattacchiamo con la serie successiva. Secondo caso, logicamente quando vogliamo dare priorità alla densità, e qua il discorso è logicamente l'esatto opposto di quel che abbiamo detto prima, ossia magari non ci interessa l'intensità di carico come variabile, il volume di allenamento, l'intensità percepita, no, quello che ci interessa è la densità. Stiamo facendo una progressione sulla densità, quindi vogliamo rendere l'allenamento gradualmente più denso. Per esempio stiamo facendo un 8x8 di gironda, iniziamo con quei 30 secondi di recupero e pian piano li portiamo a 15, e per farlo non possiamo fare altro che cronometrare il recupero. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda i tempi di recupero. Se avete qualsiasi genere di domanda scrivetelo qua sotto, ma soprattutto fateci sapere voi come vi comportate, ossia se cronometrate oppure no i vostri tempi di recupero. Detto questo, io vi invito a seguirci e iscrivervi qua sulla pagina YouTube se non l'avete ancora fatto, che poi è un canale YouTube, non una pagina, la pagina Facebook, ma soprattutto Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi. Quindi seguiteci su questi canali e come al solito vi rimando al prossimo video.